listen to the sound of all the lonely people. Castellammare, col suo golfo famoso in tutto il mondo per ragioni turistiche ed ambientali, è anche il contesto ideale per chi di mare si occupa professionalmente. È il caso del Consorzio Golfo di Castellammare per lo sviluppo del patrimonio ittico. In collaborazione col CNR, il Consorzio è impegnato da tempo nel monitoraggio e nella verifica della situazione qualitativa e quantitativa della popolazione ittica della zona a seguito dell'istituzione del divieto di pesca a strascico. Le misure 416A e 417A e B del Por Sicilia si sono rivelate vitali per l'attività del Consorzio. Presidente, come siete arrivati al Por? Allora, al Por ci siamo arrivati attraverso gli studi che nel corso degli anni si sono fatti nel Golfo di Castellammare. Gli studi sono partiti soprattutto da quando è che vige nell'area il divieto di pesca a strascico. Sono stati sempre finalizzati a vedere cosa è successo nel corso degli anni e soprattutto sulla risorse ittiche. Che cos'è il pesce dimenticato? Il pesce dimenticato è il nome che abbiamo dato a quelle specie ittiche che sono di scarso valore commerciale, che poi invece hanno delle particolari proprietà organolettiche di sapore particolare che si trovano nel Golfo di Castellammare, tipo le ope, mangiaracina, le minnole, le signorine, le violette. Ecco, questi sono dei pesci che noi cerchiamo di promozionare e allora abbiamo pensato di fare la tracciabilità di questo prodotto, di queste specie ittiche, attraverso le misure del POR e specificatamente della misura 417A, che è una misura promozione. Avete usufruito anche della misura relativa alla gestione? Sì, stiamo facendo degli studi specifici per vedere le risorse ittiche come si sono comportate da quando è che è in vigore il divieto di pesca a strascico, dal 1990 fino ai nostri giorni. Stiamo studiando particolarmente un'area del Golfo di Castellammare dove ci sono delle profondità tali che per ora non ci va né la piccola pesca nemmeno la pesca a strascico. È un lavoro di grande innovazione che state facendo qui per quanto riguarda la misura protezione. Anche la misura protezione, che è la terza misura che abbiamo avuto finanziato con il POR, riguarda le barriere artificiali. Noi abbiamo proposto e ci è stato finanziato un progetto innovativo. È un progetto studiato assieme al CNR di Castellammare del Golfo di barriere artificiali particolari, delle strutture che dovrebbero essere di attrattiva per le specie ittiche stanziali del Golfo di Castellammare. Mi spiego meglio, è una struttura dove ci sono delle opere in cemento, dei tubi di cemento rotocompressi e delle vecchie corde dismesse da grandi pescherecci e da grandi bastimenti con degli spessori adeguati che dovrebbero rappresentare un'attrazione per alcune specie ittiche.